Buona serata, ben trovati a tutti. Come vi avevo promesso, stasera prepariamo gli gnocchi con le vongole veraci ed i porcini. Un piatto gustosissimo. Abbiamo qui queste belle vongole che le abbiamo fatte sfogliare nel vinino. Mi raccomando, le dovete mettere in questo modo. Inizialmente scolapasta, zuppiera, acqua e sale, e tenete l'ammollo. Ogni tanto cambiate l'acqua, in questo modo eliminano tutta la sabbia. Grazie, bentornati, buona serata, buonasera a tutti. Come dicevo, questa sera prepariamo gli gnocchi, vongole veraci e funghi porcini. Ecco qua le vongole che abbiamo sfogliato, come ripetevo, acqua e sale, scolapasta, zuppiera, adesso hanno sfogliato per qualche ora. Adesso sono pronte per essere degustate. Quindi prepariamo subito gli gnocchi. Abbiamo lessato le patate. Schiaccia patate, farina, un uovo e procediamo. Faremo veloci veloci. Non è un piatto che porta tanto. Ciao Raffaella, buona serata a te. Che porta via tanto tempo, eh? Quando abbiamo cotto, lessato le patate e fatto sfogliare le vongole, il resto che poi fanno da sé, insomma. Ecco qui, schiacciamo le nostre patatine. Allora, per gli gnocchi, io utilizzo o le patate a pasta gialla o le patate rosse. Le patate rosse sono le, diciamo, le più versatili, vanno bene per qualsiasi piatto vogliate fare. Ecco adesso faremo degli gnocchi semplici, non li andremo ad aromatizzare, ma se volete, gli gnocchi si prestano anche come tutti gli impasti ad essere aromatizzati in qualche modo, aromatizzati o per metterci qualche ingrediente. Ecco fatto. Per questo impasto basta l'uovo, non è molto. Gli gnocchi si fanno veloci veloci. Poi mentre riposa un pochino l'impasto, noi andremo a preparare le vongole, ok? Benissimo, ci siamo, eh? Abbiamo fatto. Eccoci qui. Lasciamo questo a riposare. Ciao Angelo, dopo farà una ricettina anche per noi, eh? Adesso facciamo gli gnocchi con le vongole veraci e i funghi porcini. E dopo facciamo una bella zuppa di patata americana, sempre con le vongole e i funghi porcini. E quella ce la possiamo godere noi. Ecco qui. Oh, ecco fatto. Eccoli qua. Lasciamo riposare un pochino e andiamo a cambiare postazione. Ok? Ti danno le mani un pochino soltanto. Le
eccolo per voi l'acqua già bolle, quindi siamo già avanti con i tempi. Ok, procediamo al cambio. Eccoci qua. Bene, ecco qua, e abbiamo cambiato postazione, siamo alla postazione della cucina. Ok, oh, eccoci qua. Ciao Michael, buona serata a te. Grazie Angelo, un abbraccio anche a te. Eccoci qui. Bene, siamo pronti per aprire le nostre vongole. Per cui andiamo a accendere qua. Abbiamo preso questo caso è un wok abbastanza ampio per poter aprire bene le nostre vongole. Ok, quindi mettiamo l'olio extravergine. Ecco qua. Abbiamo messo l'olio, ci mettiamo l'aglio, se vi piace un po' di peperoncino, quello dipende sempre dai vostri gusti, se vi piace o meno. Ecco qui. Ok, mettiamo un po' d'aglio. Intanto il fuoco è acceso, abbiamo preparato del prezzemolo. Abbiamo già tritato il prezzemolo, ecco qua. Ecco, abbiamo messo un po' d'aglio, mettiamo un po' di peperoncino appena appena, un po' di mele, sempre da quanto è piccante. Ci mettiamo la nostra solita acciughina che esalta il sapore del pesce, e possiamo mettere anche un pochino di scalogno. Ok, mettiamo un pezzettino di scalogno, a me piace cipolla o scalogno, mi piace metterla nel pesce, come mi piace aggiungere il basilico. Ecco qua, quindi lo tritiamo. Passare l'acqua che già bolle, e intanto che soffrigge qua, possiamo preparare la base anche nella padella, nell'altra padella. Vorrebbe un piano di cottura più grande. Ciao Mauro, bravo. Ci vorrebbe un piano di cottura più grande, ma purtroppo questo mi devo accontentare. Ok, poi lo procedimento, aglio, prendete un po' di peperoncino, un pochettino di cipolletto. Possiamo accendere il fuoco anche qua, non è così, possiamo mettere un po' di olio, ok, ecco, qui è pronto. Poco di scalogno, ci siamo pronti anche con il nostro soffritto. Arrivo, ciao Sandro, grazie a te per seguirmi. Allora, qui ci abbiamo un po' di funghi porcini, possiamo andare a mettere le nostre vongole. Eccoli qua.
mettiamo il soffritto un pochino anche di qua e metteremo a cuocere anche i nostri funghetti. Prendiamo un pochino l'acqua, se no già si consuma. Mettiamo un altro pochino d'acqua. Ciao Jay! Lascio più gente da questa parte, poi faremo i nostri gnocchi al volo, ci vuole poco a fare gli gnocchi sono velocissimi. Prepariamo già per metterli in modo che poi possiamo andare a calare in acqua tranquillamente. Ok, se avete qualche domanda sono qui. Se volete chiedermi qualcosa tranquillamente potete chiedere. In particolare o qualche piatto in particolare che potete venire a preparare. Questo è un piatto che ovviamente potete fare anche che so la sera di Natale o la sera di Capodanno, di Vigilia. Tanti funghi vanno benissimo per questa preparazione, anche quelli surgelati, quindi non c'è bisogno di utilizzare funghi freschi. Quindi freschi li potete utilizzare necessariamente freschi per un carpaccio, quindi o per farli alla griglia. Sì, appena un pochino di vino bianco lo metteremo, appena appena una sfumatina di vino bianco ce la metto sempre, sempre meglio. Dire che questo è un piatto profumato è di poco, tra il profumo delle nuvole e quello dei funghi sarebbe un figurone, è fa semplice, molto semplice. L'importante, come dico sempre, è lo studio delle nuvole, far studiare bene le nuvole, mi raccomando. Anche con questa andremo a filtrare il sughetto delle vongole. Si sente da lì che prepossino. Ecco qua, eccoci qua, si stanno aprendo. Qua possiamo mettere i funghi. Poi dopo
prepariamo per fare i nostri belli gnocchi. Ciao Stephen, buona serata, ciao Billy, ciao Raffaele. Eccoci, Fanno un po' di nocchi, i nostri gnocchi. Un pochino di sale, su quindi poco, anche perché le mungole saranno sacudite di roccia. Non è abbastanza, appena appena. Ecco, fatto così. Andiamo a preparare i nostri gnocchi. E qua, come vi ho ripetuto prima, chiuderemo il metodo delle lingue. Bene, possiamo spegnere le nostre ungole. Guardate, visto non vanno cotte molto, mi raccomando, se no si asciugano. È importante non fare cuocere molto. E lo lasciamo qui. Qui abbiamo spento anche questo, lo spegniamo, ok? Le vongole le aggiungeremo dopo, se no si asciugano. Ed andiamo a preparare i nostri gnocchi. Queste le copriamo, le lasciamo bene al caldo e prepariamo gli gnocchi. Ciao Pilar! Ok, andiamo. Eccoci qua. Ecco, siamo pronti. Ok. Perfetto. Quindi, eccoci qui. Ci siamo di nuovo. Adesso prepariamo i nostri gnocchi. Siamo veloci. Ecco qui. Siamo belli, belli, veloci, veloci, veloci. Ecco qua. Via. Anche questo è pronto. Questo qua. Ci siamo. Eccoci qui. Abbiamo fatto anche con i gnocchi. Avete visto? Quanto ci abbiamo messo? Pochissimo. Quindi il tempo più lungo è quello per la cottura delle patate, ma le mettete a bollire e potete tranquillamente fare altro. Quando
Ok. Ecco qua. Perfetto. Pronti. Ok. Andiamo. Pronti con gli gnocchi. Andiamo di là. Eccoci qua. Opla! Tornati alla nostra postazione. Bene. Accendiamo il fuoco per mantecare. Pezzino per scolare i nostri gnocchi. Perfetto, siamo pronti. Siamo pronti, mettiamo in cottura. Gnocchi come vengono a galla sono pronti. Poi per se sono tanti, come in questo caso sono abbastanza, no, noi possiamo tranquillamente lessarli, scolarli, metterci un filino d'olio e poi consumarli in seguito in frigorifero il giorno dopo. Però se magari li volete congelare tutti in una busta su un vassoio separati, poi li potete tranquillamente consumare in un secondo tempo. Molto semplice. Eccoli. Ecco qua. Ci siamo quasi quasi, eh? Tempo che vengono a galla, li mettiamo nella nostra padella e poi aggiungeremo le nostre valve. Metterne già qualcuna adesso e poi ne metteremo qualche un'altra. Ecco. Eccoli. Stanno venendo a galla. Pescate e li mettete nella padella. Visto? E adesso li maniamo e devono assorbire. Sì, l'ho messo già prima, era già salata l'acqua, non molto perché comunque le vongole sono salutine. Questi li cuociamo anche e poi li utilizzeremo per fare qualcos'altro. Ok? Stanno diventando belli cremosi cremosi. E devo dire che il connubio tra funghi porcini e pesce, non soltanto con le vongole, è fantastico. È buono, il fungo porcino lega molto anche con il salmone e lega molto con altri tipi di pesce, anche con stampi, mazzancolle, si esaltano a vicenda.
ci siamo, il nostro piatto è pronto, eh? Eccolo qua. Guardate che cremosità. Adesso andremo a comporre il nostro piatto. Scoliamo gli altri gnocchi. Può darsi che ci faremo un piatto direttamente questa sera, eh? Faremo un altro piattino. Ecco. Magari non di pesce, ormai ci siamo, eccoli qua. Bene, adesso possiamo preparare il nostro piatto da portata. Ciao Anthony! Ecco qua. Possiamo mettere i nostri gnocchi. Allora, lo gnocco si presta molto con questo tipo di condimenti perché diventa molto cremoso. Vedete, è una goduria. Ecco. Guardate un po' che spettacolo. E che profumo. Possiamo mettere qualche altra nuvola. Mettiamo un pochino di prezzemolo. Io amo il prezzemolo, amo il prezzemolo. Ciao Maria! Buona serata, ben trovata. Eccoci qua. Chiaramente per chi non ha potuto seguire in diretta, rimane sulla mia pagina e potete seguire tutto il video sulla pagina. Ecco qui. Mamma mia, che profumo. Bene, vi ringrazio della vostra attenzione. Ci vediamo tra un po' per un'altra ricetta. Magari per chi ha problemi di glutine, non può mangiare glutine, farò una zuppa di patata americana, sempre con vongole e porcini, per chi non può mangiare gli gnocchi che c'è la farina, ok? Bene, vi do un bacio, un abbraccio e ci vediamo tra un po'. Ciao!